Ciao, siamo qui Angelica e Alessandro dal Bookblog e siamo con Lorenzo Stuni in arte Favij, che ha appena presentato qui al Salone il suo primo romanzo The Cage. Allora Lorenzo, ti vorremmo rivolgere qualche domanda. Vai pure. Allora, hai detto che questo libro è stato scritto non da Favij ma da Lorenzo. Cosa c'è di Lorenzo in questo libro? Praticamente tutto, per il semplice fatto che comunque Favij, vuoi che lo tenga io? Come vuoi. No, perché è una situazione un po' scomoda. Il fatto che Favij è molto legato al personaggio del web, sai, l'intrattenimento sul web, i ragazzi, i videogiochi, non c'entra niente The Cage con questo, se non che i protagonisti sono dei ragazzi, quindi l'idea nasce da Lorenzo e con il web ha poco a che vedere, quindi io ho voluto proprio utilizzare il mio nome vero piuttosto che Favij, innanzitutto perché per una questione del fatto che non è che se non metti Favij il libro non lo vendi, questa era una mia idea, quindi ho voluto sfatare un po' questo mito. La seconda cosa è perché era un progetto veramente mio, della mia persona, non del mio personaggio, non c'entrava assolutamente niente, e per confezionare un lavoro, un prodotto più pulito, ho voluto appunto mettere nell'intestazione il mio nome. Bene, allora, ricollegandomi alla domanda dell'Angelica, nel futuro ti vedi più come Favij o come Lorenzo? Beh, Favij, come ti ho detto prima, è un personaggio che sul web funziona molto, però noi siamo in continua evoluzione, parlo di noi youtubers, perché cerchiamo sempre di trovare nuovi spunti che piacciono alle persone ma che piacciono anche a noi in primis. Quindi non te lo so proprio dire in questo momento, magari in futuro Favij non mi divertirà, perché io mi diverto un sacco a fare quello che faccio, quindi magari in futuro Favij non mi divertirà più come lo sta facendo adesso, quindi potrei pensare di utilizzare il mio nome per altri progetti, quindi non te lo so proprio dire, solo il tempo questa cosa ce la può dire, per ora non ho intenzione comunque di abbandonarlo. Quando è che hai capito che YouTube non era soltanto un hobby ma poteva essere una professione, una carriera, e come vedi YouTube nel futuro? Beh, YouTube è un mondo in continua evoluzione. Io quando ho iniziato non pagavano per i video perché non c'era la pubblicità su YouTube ancora, quindi ho fatto video per un po' di anni perché mi divertivo a farlo. Poi quando ho visto che si potevano mettere le pubblicità ho detto, ma se riesco a guadagnarci qualcosina riesco magari a cambiarmi il setup, il computer, la videocamera, insomma fare un po' di upgrade a livello di contenuti. Poi pian piano è diventato un lavoro perché il pubblico ha superato le mie aspettative, cioè io quando ho iniziato su YouTube per me raggiungere i 1000 iscritti, 2000 era un traguardo. Non te lo so neanche spiegare quanto è importante, perché ai tempi YouTube era veramente agli inizi, quindi era super importante. Quando abbiamo raggiunto migliaia di iscritti lì è diventata un'altra storia, e oggi ho fatto del mio hobby un lavoro e tutto questo è iniziato all'incirca, se devo darti una data precisa, 4 anni fa. Quindi è da 4 anni che lo faccio proprio come professione. Va bene, noi ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato, buona fortuna per tutto. Grazie. Grazie.